Ehi Lui, guarda! Questo hotel con piscina è assolutamente fantastico! E guarda questo! C'è addirittura una vasca idromassaggio privata! Ah, questo catalogo è fantastico! C'è davvero l'imbarazzo della scelta! Lui, dobbiamo assolutamente organizzare qualcosa per questo fine settimana! Non possiamo sempre starcene chiusi in casa! Beh, che c'è di male a passare il fine settimana in casa? Si sta così bene! Tranquillo, sul mio divano ho tutto quello che mi serve. Ah, sei il solito sfaticato, Lui. Non vuoi mai andare da nessuna parte. Beh, questa volta deciderò io. Chiamerò alcuni hotel per sentire dove c'è posto. E sabato mattina partiamo. Va bene. Tutto sommato, passare un weekend in piscina non sarà poi così male. Ah, Lui, che bello! Siamo arrivati, questo è il nostro hotel. Guarda che piscina, non è assolutamente fantastico? Ho prenotato il meglio del meglio. Passeremo un fine settimana strepitoso. E pensa Lui, in questo hotel c'è anche il centro benessere. Potrò farmi massaggi, trattamenti al viso. Ah, avrò veramente l'imbarazzo della scelta. Dopo questi giorni di vacanza stenterai a riconoscermi. Beh, Sofì, è tutto molto bello, non c'è dubbio. Ma chi paga tutto questo lusso? Ci hai pensato? Beh, Lui, tra 4 mesi è il mio compleanno, quindi questo potrebbe essere uno dei tuoi regali. Ma scusa, Sofì, il tuo compleanno è fra 4 mesi e il regalo dovrei fartelo adesso? Ah, quante storie, Lui, per un semplice regalo. E poi non capisco perché ti preoccupi tanto per i soldi. Che sarà mai un fine settimana in un hotel con la spa? Beh, certo, è normale che tu pensi solo a divertirti. Pago sempre io. Dai, forza Lui, non perdiamo altro tempo, altrimenti ci perderemo tutta la vacanza. Così vedremo la nostra stanza e potremo prepararci per la piscina. Ah, sto già rimpiangendo il mio divano di casa. Ah Lui, guarda che bella la nostra stanza. Io la trovo a dir poco fantastica. Il letto poi è gigante. Viene voglia di tuffarsi sopra. Già, tutto molto bello, Sofì. Peccato che non vedo la televisione. Dovrò andare a parlare alla reception e fare il reclamo. Questa è una cosa inammissibile. Un hotel di questo tipo non può non avere il televisore in camera. Ah, scusami, Lui. Ho scordato di dirtelo. Beh, sono stata io a chiedere una stanza senza televisore. D'altronde, cosa ce ne facciamo? Siamo qui in vacanza e staremo quasi tutto il tempo in piscina. Sarebbe stato uno spreco inutile. Cosa? Hai chiesto una camera senza televisore? Ma sei matta, Sofì? E se io più tardi voglio rilassarmi e guardarmi qualcosa in TV? E poi stasera c'è la partita di calcio della mia squadra preferita. Come faccio adesso? Ah, Lui, pensi sempre solo al calcio. Vedrai che stare 2 giorni senza televisore ti farà soltanto bene. E se hai bisogno di rilassarti, beh, c'è la piscina e anche il centro benessere. Fai come me, Lui. Io ho prenotato un bel massaggio rilassante per le 15. Vedrai, uscirai come nuovo. Ah, ma che mi importa a me dei massaggi? Non li sopporto. Oh, quante storie, Lui. Certo, che venire in vacanza con te è proprio stressante. Dai, forza Lui, non perdiamo altro tempo. Prepariamoci per andare in piscina. Io non sto più nella pelle. Sì, sì, ok, prepariamoci. Ah, finalmente sono pronta. Ho tutto quello che mi serve per andare in piscina e trascorrere una super giornata. Ehi Lui, sei pronto? Io sto andando. Dai, o faremo tardi. Eccomi Sofì, sono pronto. Possiamo andare? Scusa Lui, ma è tutto lì quello che ti serve per la piscina? A parte il pallone, non hai preparato nient'altro? Beh, no Sofì, in fondo per andare in piscina non ho bisogno di nulla.
a parte il mio pallone per giocare in acqua. Dai, forza, possiamo andare. Sono pronto per questa giornata. Ah, lui, eccoci in piscina finalmente. Io non vedo l'ora di sdraiarmi su questa comodissima sdraio. È tutta mia. E io invece non vedo l'ora di farmi un bel tuffo in piscina. Ah, si sta proprio comodi. Beh, ora vediamo di prendere fuori dalla mia borsa tutto il necessario. Per fortuna sono sempre previdente e ho portato un sacco di cose. Allora, una rivista per leggere sotto l'ombrellone, la mia fantastica crema solare contro le scottature per proteggere la mia pelle così bianca e delicata, le cuffie per ascoltare un po' di musica, i miei biscotti preferiti per fare merenda e, per finire, il mio morbido telo. Ah, è venuto proprio il momento di sdraiarsi e di godersi questo meritato relax. Ehi, Sofì, ma come? Non vieni a fare un tuffo in piscina? Che siamo venuti a fare qui se tu te ne stai seduta sotto l'ombrellone? Ah, lui, non è il momento di fare il bagno in piscina. Lo farò più tardi. Ora voglio solo rilassarmi. Ascolterò un po' di musica e leggerò la mia rivista preferita. Ah, questa sì che è pace. Piuttosto, lui, tu come farai a farti il bagno in piscina che non hai portato né un asciugamano né la crema solare? Non crederai mica che ti presterò tutto io? Beh, a dire il vero, pensavo sarebbe andata proprio così. In fondo, a che serve avere una fidanzata se non per preoccuparsi di tutte queste cose? Dai, forza, Sofì, prestami la tua crema solare e il tuo asciugamano. Ah, sei il solito, lui. Venire in piscina con te non è affatto divertente. Devo pensare sempre a tutto io. Beh, allora, Sofì, mentre tu prepari tutto, io vado a farmi una bella doccia prima di tuffarmi in piscina, Arrivo subito, aspettami qui. Ehi, sto per fare un bello scherzetto a Sofì. Lei non se lo aspetta, ma presto avrà una bella sorpresa. State un po' a vedere cosa succede. Ah, devo sempre pensare a tutto io. Meno male che ho portato anche un'altra crema. Ecco qua, il telo e la crema solare. Ora le appoggerò qui vicino alla mia sdraio. E intanto continuerò il mio relax. Ah, che pace! Si sta davvero bene qui sotto. Oh, ecco qui, lo scherzo per Sofì è pronto. Ho preparato una bottiglia piena di acqua fredda e ora sta per entrare in azione il mio piano. Che lo scherzo abbia inizio! Devo fare piano. Sofì non si deve accorgere della mia presenza. La 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 la. Ah, che pace! Ehi, Sofì! Scherzetto! Ehi, lui! Che cosa hai fatto? Mi hai bagnata tutta e l'acqua era completamente ghiacciata! Lui, me la pagherai per questo scherzo! Non verrò mai più in piscina con te! Vieni qui! Se ti prendo! Se ti prendo! Oh, era solo uno scherzo, Sofì, non te la prendere! Me la pagherai, lui!